Uè, bella tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porca, ragazzi, sembrerebbe che esista un modo per ottenere la skin Galaxy in maniera totalmente gratuita su Fortnite. Allora ragazzi miei, ieri è uscito il... Ieri ragazzi miei è uscito il pack con la nuovissima skin che a parer mio è veramente, veramente molto bella. Non ha nulla da invidiare a skin epiche o a skin leggendarie che possiamo trovare tranquillamente nei pack delle varie season. Ma ragazzi, per i veri giocatori di Fortnite, quelli che ci tengono un sacco al proprio armadietto, la skin più ambita, il pezzo più raro, quello di più valore, è sicuramente la skin Galaxy. Quella che state vedendo dietro di me, ragazzi, alle mie spalle, una skin che ha la fama di poter costare dai $650 fino ai 1300 euro. Una cosa allucinante, sicuramente uno dei pezzi, se non il pezzo che rimarrà più costoso in assoluto su Fortnite. Tutti ragazzi stiamo cercando un metodo, io pure stiamo cercando un metodo per poter ottenere questa skin in maniera totalmente gratuita. E cercando un pochettino in giro sui forum, sulle pagine Instagram, sembrerebbe che un metodo funzioni, ragazzi, o perlomeno degli utenti esteri, inglesi, giapponesi e americani sostengono che questo metodo funzioni. Non ho letto post di replica se non in un forum dove altre persone confermavano la teoria di questi ragazzi. E voi dite, Xuder, mi devi dire come si fa? Subito ragazzi, ve lo dico subito, mi raccomando però, un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda Fortnite e le sue news. Allora ragazzi, la cosa è molto molto semplice. Innanzitutto mettiamo un attimo in pausa il gameplay, così non ci dà fastidio. Lo togliamo anche, in modo che ragazzi noi possiamo avere dietro di noi una bella pagina Google. Quindi dobbiamo aprire una pagina Google nel browser normalissimo. Da qui ragazzi si clicca Samsung, si digita Samsung, si entra nel sito di Samsung e da qua ragazzi dobbiamo registrare un account con un account presso Samsung. Allora registrati qui. Dunque io vi consiglio di spuntare termini e condizioni, che è obbligatorio, di evitare le seconde due voci perché tanto non ci interessano, sono opzionali. Togli la seconda, togli questa. Ah ok, termini e condizioni ho letto e accetto. Non le si possono disattivare, maledizione, dovremo toglierle dopo, fa niente, non è un problema. Accetta, crea il tuo account Samsung, io metto la mia mail, il clashone di clash@gmail.com, mettiamo la password, ok, mettiamone un'altra, ok, scriviamo il nome, Xuder YouTube. Io sono nato il 27 luglio del 1987. Non sono un robot. Avanti. Mi è stata mandata un'email di conferma. Datemi un secondo che vado un attimo in privato ad attivare la mia mail. Dico, sto facendo tutto davanti a voi, ragazzi. Vado un attimo in privato ad attivare la mia mail di conferma, in modo che comunque non vediate le mie cose, che non ve ne frega assolutamente niente. Verifica account, vediamo un pochettino, e dovremo essere lui mi dice operazione completata, il tuo account è stato autorizzato, scopri i servizi disponibili del tuo account. Quindi se noi facciamo adesso, torniamo ovviamente nella pagina principale, accedi, rimettiamo l'email, il clashone di clash@gmail.com e mettiamo la password.
con cliccando su accedi noi possiamo entrare appunto. Allora, ho letto o no, ho letto, qui è vai a samsung.com, aiutaci più tardi. Ok ragazzi, siamo collegati. Salve Xioder YouTube, perfetto. Questo ragazzi è un passaggio, è il passaggio fondamentale che dobbiamo fare se vogliamo ragazzi ottenere, provare ad ottenere la nostra skin. Una volta che noi ragazzi abbiamo loggato con Samsung, dovremo ricordarci le nostre credenziali. Quindi da qualche parte vi scrivete l'indirizzo mail e vi scrivete la password che avete utilizzato. Fatto questo ragazzi, dovete andare in qualsiasi negozio che abbia il Samsung Note 9. Mi raccomando, il Note 9 ragazzi, con il tablet sembra non funzioni questo procedimento. Con il Note 9, al momento in cui lo potrete provare, quindi nel banchetto, quello appunto di prova del Samsung, dovrebbe esserci l'internet attivato. Ovviamente se non dovesse esserci internet attivato, potete dare voi al cellulare internet semplicemente utilizzando l'hotspot del vostro dispositivo. Quindi voi date la connessione al nuovo Samsung Galaxy Note 9 che si appoggia alla vostra connessione e quindi può entrare in internet. Dalla Samsung accedete con i vostri dati alla pagina appunto di Samsung, lo lasciate lì aperto, aprite Fortnite che è già installato di default, perché vi ricordo Fortnite è già installato sui Samsung, aprite Fortnite, giocate 3 partite. Mi raccomando ragazzi, perché queste 3 partite che giocate non potete entrare e uscire, piuttosto quando siete sull'aereo vi buttate nel mare molto velocemente. L'importante è che la partita abbia l'inizio e una fine, e ogni volta che terminate la partita state almeno 10-15 secondi in lobby. Dopo che avete giocato queste 3 partite, io vi consiglio di farne 4, perché alcuni avevano detto a me ha dato tutto alla 4ª partita. Fatene 4 che non vi costa niente. Alla chiusura della 4ª partita, rimanendo sempre in lobby un pochettino, sloggate il vostro account, tornate sempre dal Samsung Galaxy nel vostro, che siete nel vostro account, sloggate anche da lì, in modo che nessuno possa più utilizzare i vostri 2 account, quello di Fortnite e quello di Samsung, e da lì ragazzi incrociate le dita e abbiate pazienza. Sembrerebbe che nel giro di 24-48 ore troverete nel vostro nella vostra parte del negozio, cioè dove puoi acquistare in poche parole i V-Bucks per soldi, potrebbe apparire la skin Galaxy tranquillamente riscuotibile senza spendere nulla. Ovviamente ragazzi parliamo solo della skin Galaxy, non verranno dati i 15.000 V-Bucks, però chi se ne frega, noi vogliamo la skin, non me ne frega di avere 15.000 V-Bucks, è meglio comunque anche se abbiamo la skin, non ci fa schifo. Io di certo proverò questo metodo perché sono molto curioso di vederlo. In Italia non è ancora arrivato il banchetto con il Samsung Galaxy, quindi mi affido a quello che leggo su internet nei vari forum. Sembrerebbe che ci siano persone anche su pagine Instagram che pubblicano fotografie dove dichiarano di aver sbloccato la skin del Galaxy completamente in maniera gratuita. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia interessato e spero davvero che questo metodo funzioni. Se avete modo di provarlo, provatelo assolutamente, non è una cosa che può danneggiare a parer mio. Vi ringrazio tantissimo per averlo guardato, mi raccomando ragazzi iscrivetevi in tanti al canale e lasciate un bel like, soprattutto se qualcuno ha modo di provarlo commenti qui sotto se il metodo è andato a buon fine. Noi ci vediamo in live. Ciao!